Il ruolo del cuoco è un ruolo di estrema responsabilità. Dobbiamo essere consapevoli di questo ruolo che abbiamo. Chi se non noi può mettere in pratica quello che la scienza ci dice in maniera effettiva ed efficace? Non solo, ma anche a livello divulgativo diventiamo dei protagonisti. Se io organizzo il mio ristorante, la mia attività ricettiva in modo tale che io possa anche veicolare informazioni corrette di carattere nutrizionale, alimentare alle persone che si siedono alla mia tavola, vado ad agevolare quello di cui parlava prima la prof, questo cambiamento, questa evoluzione che sta avvenendo anche all'interno della clientela, all'interno dei consumatori che io amo chiamare persone. Entrare all'interno del mondo del lavoro, quando finirete questo percorso scolastico, significa continuare il vostro percorso di studi. Io produco del cibo, ho bisogno di consumarlo in un momento successivo per sicurezza igienica specifica, porto la temperatura dalla temperatura di 90 gradi all'uscita dello strumento di cottura a 3 gradi per esempio per una consumazione nei giorni successivi e devo farlo all'interno di un tempo perché è chiaro che all'interno di questo tempo contengo la proliferazione batterica. Moduline, sempre nell'ambito della tecnologia, ha sviluppato un po' di anni fa un abbattitore che va oltre questo, ovvero l'abbattitore che utilizza l'azoto per raffreddare il cibo, oppure anche per surgelarlo, d'accordo? Ora, l'azoto è prodotto dalla compressione a pressioni elevatissime dell'ossigeno. Quindi non è un prodotto chimico, è un elemento chimico, ma non è un additivo che viene utilizzato per la conservazione del cibo. L'azoto permette, proprio perché l'abbattitore funziona iniettando azoto liquido all'interno della camera, il quale a contatto con l'aria passa il suo stato da liquido a gassoso, avvolge il cibo e grazie alla sua proprietà di raffreddamento molto rapida permette di ridurre la cristallizzazione degli alimenti all'interno della camera. L'azoto, permettendo proprio di ridurre il tempo in maniera veramente estrema del momento di cristallizzazione, non permette quasi nemmeno che i cristalli si formino e arriviamo a una dimensione visibile solo a microscopio, quindi parlando di nanocristalli.